praticando coi tempi, quindi cercherò di essere rapida, però non ve lo assicuro perché ho varie cose da raccontare. Anzitutto un ringraziamento a Isabella, perché come al solito si dilunga eccessivamente su quello che è il mio curriculum, insomma vabbè, ormai lo conosciamo tutti a memoria, lo conoscete meglio di me, penso. Poi un ringraziamento speciale all'amministrazione comunale di Castropignano, al sindaco qui presente e a tutte le autorità, e particolarmente all'associazione culturale Castro Mopineani, con affetto particolare verso Bruno Sardella, che diversi mesi fa mi chiese così una collaborazione per questo convegno, per cui mi trovo, come dire, in questa sede davvero con grande entusiasmo. Vedo in sala una serie di persone, di amici, e quindi sono veramente contenta di essere qua questa sera. E infine, ultimo ma non ultimo, un ringraziamento, ma più che un ringraziamento, una nota personale, insomma, che mi fa piacere comunicare. A Tommaso Evangelista Milega, che è il relatore, lo storico dell'arte, che sentiremo tra poco, Milega, un passato ormai di qualche anno, perché nel lontano 2001 io ero assistente alla cattedra di archeologia dell'Università Lunza di Roma, lui era una giovane matricola e quindi è stato uno dei pochi sfortunati, veramente sfortunati, che ha seguito le mie lezioni, i miei corsi all'Università a Roma, e che poi ho avuto modo di seguire incontrandolo anche sui treni, su e giù, nel tratto tra Campobasso, Carpinone e Roma, perché io di Campobasso e lui di Carpinone ci incrociavamo per andare verso Roma, quindi per me è davvero incredibile che stasera siamo qua allo stesso tavolo. Chiedo scusa questa breve parentesi personale, ma ci tenevo particolarmente. Su Castropignano potremmo parlare per i prossimi 4 giorni, credo, Bruno, vero? Io non dirò grandi cose, ho cercato di farmi un'idea di come nasce questo paese e di quello che è poi il suo simbolo principale, che è il castello. E il territorio in cui ci troviamo lo conosciamo abbastanza tutti, e quindi andrò velocemente nel mostrare le slide. Vedete, siamo a Castropignano, a nord-ovest di Campobasso, spero si veda un pochino la mappa, forse si vede ancora meglio questa, ecco, che delinea proprio effettivamente la topografia regionale. Questa è una delle bellissime mappe realizzate da Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, tutti lo conosciamo, il grande cartografo, geografo, vissuto nel XVIII secolo, di nascita padovana ma poi trapiantato a Napoli, che ebbe l'incarico proprio dal re di Napoli di redigere un atlante geografico del regno di Napoli, e ci ha lasciato queste meraviglie che sono custodite a Firenze, ma ve ne sono copie poi un po' diffuse in tutto il globo, che per un archeologo, ma anche per un topografo, ma per uno storico del territorio, sono fondamentali, perché ci danno un'indicazione esatta di dove ci troviamo, e soprattutto ci danno una serie di elementi che magari oggi noi non vediamo sotto i nostri occhi concretamente, ma che invece possiamo rintracciare su queste mappe. Cercherò di andare abbastanza velocemente, se funziona. Dunque, quindi vi dicevo, siamo a nord-ovest di Campobasso. Campobasso è qui. Tra l'altro vedete la bellezza di questi piccoli borghi che sono delineati con i vari dettagli all'interno. E la posizione di Castropignano è assolutamente strategica. Non a caso troviamo la presenza dell'uomo in questa zona dall'età del bronzo, quindi parliamo del terzo e secondo millennio avanti Cristo. Perché? Perché siamo all'incrocio, quasi come un chiasma, cioè una linea, appunto, ecco, forse questo non funziona. Si sente lo stesso? No, questo è il puntatore per essendo rosso si riesce a vedere anche in fondo. Dicevo, la posizione strategica, perché siamo proprio all'incrocio del grande tratturo Castelpisango-Lucera, che corre appunto in direzione nord-ovest-sud-est, e del fiume Biferno, che da sud-ovest, dal Matese, va verso la costa adriatica. Ma poi ci sono tutta una serie di altri fiumi, torrenti, che poi entrano, i valloni che entrano incrociano il Biferno, e tutta una serie di
di altri bracci tratturali e sentieri che dalla preistoria segnano questo territorio. Un territorio assolutamente accidentato, un territorio diciamo medio collinare, qui siamo intorno ai 620 metri sul livello del mare, però è un territorio non facile perché appunto è solcato da questi valloni, torrenti, e quindi è un territorio abbastanza accidentato sul piano geomorfologico, e quindi ha costretto, tra virgolette, nei secoli e nei millenni l'uomo a posizionarsi appunto su determinate posizioni. Studiando il territorio è facile imbattersi in questo tipo di documenti, la cartografia storica, che è fondamentale appunto per chi voglia ricostruire il territorio che va a studiare. E questa è una delle due pagine dell'Atlante della reintegra del Capecelatro. Ettore Capecelatro è colui che poi ha fatto realizzare e redigere questa meraviglia, che è datata all'incirca del 1652. Ettore Capecelatro era un grande giureconsulto, un magistrato napoletano, che poi però negli ultimi anni della sua vita ebbe la fortuna di governare e amministrare la dogana della Mena delle Pecore, voluta appunto da Alfonso d'Aragona nel 400, e quindi sono per noi testimonianze e documenti fondamentali perché riusciamo a rintracciare una serie di elementi sparsi sul territorio, sia a valle che in montagna, che difficilmente rintracciabili se non dal detto ai lavori, cioè dal topografo, colui che va, carte alla mano, va sul territorio, lo percorre a piedi metro metro e rintraccia i vari elementi. Qui vedete come è stato rappresentato il paese di Castropignano, questo è il tratturo, il fiume con dei ponti, in questa zona sono stati individuati diversi ponti, sia di epoca medievale che di epoca romana, proprio sul Biferno. E poi tutta una serie di cappelle, chiese di Rute, la chiesa di Ruta di San Giacomo che è stata distrutta con l'alluvione del 1811, e tutta una serie di altri, le taverne assolutamente importanti, tutta una serie di altri elementi che per lo storico e anche per l'archeologo ovviamente sono indispensabili. Vi dicevo, torno un attimo alla slide precedente, questa di Zannoni, vi dicevo qui diciamo lungo il tratturo si sviluppano ovviamente una serie di insediamenti, postazioni, ma la particolarità è che dall'altra parte del Biferno abbiamo tutta una serie di altre presenze antropiche, come ad esempio la rocca di Oratino, che troviamo proprio dall'altra parte sulla sponda destra del Biferno, di rimpetto al castello, al paese, che è poi anche dove qui alla rocca sono stati rinvenuti resti che attestano la presenza dell'uomo nell'età del bronzo, e quindi poi tutta una serie di altri elementi di qua, poi Santo Stefano e tutta quanta la zona di Ripalimosani. Per tornare a noi, quello di cui vi parlavo prima, questo è una delle caratteristiche a mio avviso più belle della medievale del Biferno, dove ci troviamo, perché questo territorio, vi dicevo, accidentato, è caratterizzato dalla presenza di questi pinnacoli, questi picchi rocciosi calcarei, che sono eccezionali anche sul piano estetico, nel senso che emergono così all'improvviso tra i boschi o lungo i prati, e sono stati sfruttati dall'uomo proprio in maniera naturale fin da epoca molto remota. Questa è appunto la rocca di Oratino, dove sorge la torre medievale che è stata poi restaurata, ma ai piedi della quale, sul versante meridionale, è stato individuato un insediamento del bronzo dove l'Università di Roma La Sapienza sta scavando da un po' di tempo. Ed ecco, dall'altra parte, praticamente come se noi guardassimo dalla rocca verso Castropignano, vediamo appunto il borgo. Con la freccia rossa ho indicato l'area in cui si erge il castello, e vedete la morfologia com'è accidentata e particolare. Ci sono a valle tutta una serie di campi coltivati, in parte adesso ci sono dei boschi, ma in passato era terreno coltivato, e il paese sorge, come poi tutti quanti, la maggior parte dei nostri borghi, su queste creste rocciose che sono per lo più naturalmente difese, perché appunto c'è a ridosso di uno strapiombo. Vi dicevo la presenza dell'uomo a Castropignano da età molto antica, questa è una tavola, una bellissima tavola pubblicata da Bruno Sardella, che mi sono permessa di inserire in questo video, dove Bruno sintetizza, appunto, espone i disegni di alcuni dei frammenti più importanti
importanti di ceramica, di impasto, di ceramica dell'età del bronzo, vedete degli orli, delle coppe, delle anse e quindi tutta una serie di manufatti che risalgono all'incirca alla seconda metà del secondo millennio avanti Cristo e che sono stati rinvenuti proprio in questa zona, quindi questa zona è una zona tra virgolette fortunata da diversi millenni. Questo è uno straccio della CTR, cioè della carta tecnica regionale, e vedete come ci fa capire subito come si dispone il borgo. Questo è sono segnati i ruderi del castello, di qua poi scende a sud tutto quanto il paese, e queste frecce che ho indicato definiscono in maniera molto sommaria, certamente, ma sul libro di Bruno trovate assolutamente tutti i dettagli di quello di cui sto parlando. Troviamo dei grossi segmenti delle mura in opera poligonale, quindi delle mura osco-sannite, datate più o meno tra il V e il IV secolo avanti Cristo, e quindi una cinta, questa con, indicata in rosso con le frecce rosse, più in alto, subito a valle del castello, verso nord e verso est, e poi tutta un'altra cinta indicata dalla freccia verde, che però prosegue anche fuori mappa e va a includere il cantone della Fata, che tutti voi di Castropignano conoscete senz'altro meglio di me. Per cui come dire, c'era un importante insediamento in epoca preromana qui a Castropignano. Tra l'altro mi dicevano persone del posto che anche nella zona in cui ci troviamo, noi siamo esattamente qui a San Nicola, questa è la chiesa di San Salvatore, quindi nel cuore del centro storico, pare che in passato siano state individuate alcuni di questi segmenti in opera poligonale, quindi non è da escludere che il nostro borgo si sviluppasse un po' come questo mi è venuto in mente, così tra i tanti, perché poi sono decine gli insediamenti preromani nel Sannio, appunto, nel nostro Molise. Questo è quello di San Pietro Vellana, siamo a una quota assolutamente superiore a quella in cui ci troviamo, perché siamo in altissima montagna, 1350 metri, e vedete c'è un recinto più piccolo al vertice, poi un altro a media quota e poi un altro che scende fino ai 1100 metri. Per cui, come dire, è probabile che anche Castropignano si sia, parliamo della città, dell'insediamento fortificato sannitico, si sia sviluppato in questo senso, con varie cinte fortificate, una più in alto e poi le altre man mano a seguire le isoipse del territorio. E questo è quello che ho fotografato di recente in mezzo ai boschi, alla forra. Sono dei blocchi appunto di opera quello poligonale che emergono ai piedi del castello sul versante occidentale, e ovviamente facendo una passeggiata in questo sito durante l'autunno, diciamo tra novembre, dicembre, eccetera, essendoci scarsa vegetazione, questi blocchi murari sono sicuramente visibili in maniera migliore. Questo era soltanto per inquadrare un attimino il luogo dove ci troviamo, ma quello di cui diciamo più competenza, che ultimamente mi appassiona, è appunto l'archeologia e la storia medievale. E quindi è qui che Castropignano poi ha la sua vera origine, il paese dove ci troviamo in questo momento. Il documento più antico, almeno quello che io conosco, che cita appunto Castropignano, è quello che leggiamo nella slide in alto, Cartula Offercionis, cioè quindi appunto è una donazione, un documento con il quale si faceva un atto di donazione, ed è contenuto nel Placido dell'imperatrice a Geltrude, siamo alla fine del IX secolo d.C. Ma questo documento non risale alla fine del IX secolo d.C., ma molto più addietro, probabilmente all'inizio dell'VIII o alla fine del VII, e questo lo desumiamo, il documento non è datato, ma lo desumiamo facilmente da quello che contiene il documento. Ipsum cenobium sancte Mariae constructum fuisset ad omna Teoderada, ducissa in Castagneto, propinquo Castro. Quindi abbiamo, come dire, proprio l'attestazione che siamo Castropignano, come lo conosciamo noi oggi, con questo toponimo, esisteva già nel Settecento, cioè all'inizio dell'VIII secolo. Et tam eva qua abea qua ad omnum Gisulfo duce filio eus, datum illud, fuisse illud monasterium cum omnibus suis pertinencis, in prefato cenobio sancti Vincenci.
Vincenzi, ossia la duchessa Teoderada e suo figlio Gesulfo I, duca di Benevento tra la fine del VII e l'inizio dell'VIII secolo d.C., quindi quando i Longobardi erano pienamente attestati qui nel nostro territorio, duchessa in Castagneto, che sarebbe la località nella zona, diciamo, tra Castropignano e Casalciprano, proprio Castropignano, vicino Castropignano, quindi lo dice chiaramente il documento che questa chiesa era vicino Castropignano, e a noi ci interessa proprio quello, sapere che questo documento, questo posto, questo luogo si chiamava Castrum già nell'VIII secolo, e questa è una cosa rarissima, perché tutta la documentazione che ho esaminato nei miei studi non sono riuscita a risalire mai al di là del più indietro del X secolo d.C. per quanto riguarda il termine castrum, che significa chiaramente castello o comunque luogo fortificato. E sappiamo benissimo appunto la datazione di questo documento dalla menzione di due personaggi che sono indicati. Tra l'altro, torna sempre a San Vincenzo al Porturno, perché il duca Gesulfo e sua madre, duchessa in Castagneto, donano proprio a San Vincenzo questa chiesa di Santa Maria. Quindi a noi adesso in questo contesto non interessa esplicitamente la chiesa di Santa Maria, quanto il fatto che sia menzionato Castropignano. E andiamo avanti nel tempo velocemente, perché non vi voglio annoiare troppo. Altro preziosissimo documento che a noi interessa per la ricostruzione della storia medievale e dell'archeologia medievale, quindi del nostro Molise, è il Catalogus Baronum, redatto alla metà del XII secolo, che dice: Iulianus o Iolle de Castropignano tenet in capite Castrum Pinianum et Casale feudum quinque militum et despineto, eccetera eccetera. Cioè ci dice semplicemente che Giuliano di Castropignano aveva lui direttamente, per conto del conte Ugo II di Molise, il conte di Molise, Castropignano Casale, cioè Casal Ciprano, Spinete e tutta una serie di altri siti che non stiamo a menzionare. Ma il Catalogus Baronum ci dice anche altro, basta saperle trovare le informazioni, lì troviamo una serie di dati. Per esempio sappiamo che nel novembre del 1144 Giuliano, il nostro feudatario di Castropignano, è presente proprio con Ugo II di Molise in una curia che definisce un contrasto a proposito della chiesa di San Marco in Agnone. Quindi vedete che l'importanza di questo personaggio, perché è direttamente in contatto, è un sottoposto del conte di Molise, che aveva una contea che praticamente si estendeva in grosso modo da Venafro fin giù poi al mare, quasi al mare, no? Tra Ugo Marchisio e l'abate di Santa Sofia di Benevento, sempre alla presenza di Ugo II, il conte di Molise. E infine l'ultima menzione di questo personaggio risale al 1153, nel cui documento Giuliano sottoscrive un atto di concordia a Venafro. Giuliano aveva due fratelli, Ugo e Roberto di Castropignano, ma erano un gradino sotto, nel senso che erano suffeudatari del fratello, e quindi non erano direttamente sottofeudatari di Ugo, ma suffeudatari, quindi avevano in suffeudo dal fratello una serie di altri posti che non stiamo a... No? Tra Ugo Marchisio e l'abate di Santa Sofia di Benevento, sempre alla presenza di Ugo II, il conte di Molise. E infine l'ultima menzione di questo personaggio risale al 1153, nel cui documento Giuliano sottoscrive un atto di concordia a Venafro. Giuliano aveva due fratelli, Ugo e Roberto di Castropignano, ma erano un gradino sotto, nel senso che erano suffeudatari del fratello, e quindi non erano direttamente suffeudatari di Ugo, ma suffeudatari, quindi avevano in suffeudo dal fratello una serie di altri posti che non stiamo a...